red-backed funnel web, blue ringed octopus, taipan, tiger snake, atabox, jellyfish, stonefish, and the poison thing that lives in a shell that spikes you when you pick it up. Come to Australia, you might accidentally get killed. Cercando di smaltire il peso di quello che abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato un Big Set Burger che conteneva, partendo dal meno calorico, avocado, barbabietola, zucchine, cipolla, soia, una bistecca, bacon, un uovo fritto, svariate salse, pane. Quindi ci vorrà un annetto più o meno per buttarlo giù, però ci stiamo provando, anche perché oggi è l'ultimo giorno qui ad Hervey Bay. Ce ne andiamo con la tristezza nel cuore, però consapevoli che stiamo per andare a Cairns, dove c'è la barriera corallina più grande del mondo. È l'essere vivente, perché viene considerato un essere vivente la barriera corallina più grande del mondo, tipo che si vede dallo spazio, si vede più o meno da una distanza, mi passi la palla, da una distanza pari a quella della quale sto per mettere questa bomba incredibile nel canestro. Solo rete, lo prevedo già. Posso fare come Gary Payton, ti dico subito da tre, sei pronta? A crederci proprio, a crederci. Per una nuova puntata di Lucignolo Bella Vita. Sei disturbato dai tuoi sogni? È dura la vita, eh? Ah, la vita è dura, Tutta una fatica via l'altra. Ah! Un po' affollata sta situazione, No. Sembra di stare a Riccione. Però di fronte a noi solo il mare aperto. L'avventura. L'adrenalina. La barriera corallina. Com'è? Io i tuoi occhiali? A parte che vorrei ricordarti che sono i miei occhiali, comunque io ti presto saltuariamente. Ciao, sono Action Man, il più grande degli eroi, e sono in mezzo al mare a Cairns, perché a Cairns ieri vi abbiamo fatto vedere un pezzettino di città, ma si basa soprattutto sulla grande barriera corallina. C'è la grande barriera corallina più grande del mondo, dove si possono fare immersioni. Io sono venuto oggi qui a farla con Simon. Hi, thank you very much for the dive. It was absolutely amazing. One cool. Of the best thing I've ever done in my life. So and before we start with this diving thing, you told us some science. Yes. Right? To be able to talk in a way underwater. Yeah. So okay. Quando fa così, quando sotto l'acqua facciamo così, è tutto ok. Then the fishes have science, yep. Right? Like the turtle. How do you do the turtle? Yep. Questa è la tartaruga. Guarda la tartaruga. Poi c'è Nemo. When you see Nemo. Pesce pagliaccio. Clownfish. Stingray. What was that? Stingray. What's that? It's the flat thing that sits on the ground. La manta. L'abbiamo vista. We saw two. Then we saw two. Sharks. Yep. We saw two sharks. Maybe. Yeah. White tip reef sharks. For me it was maybe that. Abbiamo visto due squalitanti. Simon, thank you very much. It's been a great experience. My pleasure. Hope to come back to Cairns and meet you again. And sweet. It's been wonderful. Thank you very much. Thank you. Too easy. Adesso mi butto. E poi sapete cosa abbiamo recuperato in fondo al mare? Era qua probabilmente ancora ai tempi della seconda guerra mondiale. Un giapponese morto. L'abbiamo recuperato e l'abbiamo tirato su, l'abbiamo adagiato su un tavolo e credo che lo mangeremo questa sera. Abbiamo trovato un giapponese morto. Non è giapponese, è coreano. No, è giapponese di brutto quello. È coreano. Sì. Vai a pigliare le bacchette.